Se parliamo di religione in Giappone, non possiamo parlare di una vera e propria religione di Stato, perché il Giappone è uno Stato laico, ma lo è davvero. In Giappone la fede non è imposta e non è nemmeno un background più o meno ereditato, bensì è un atto volontario, spesso inteso per una forma di ringraziamento per un beneficio più o meno immediato. Un esempio importante ne sono le scuole. A parte scuole particolari, come possono essere quelle patrocinate da un tempio, non viene insegnata la religione e i suoi precetti nelle comuni scuole, a parte una sporadica presenza all'interno delle lezioni di storia, ma anche qui in maniera molto leggera. Spesso quindi la cultura religiosa di un giapponese gli viene trasmessa dalla sua famiglia, ma anche in questo caso non si tratta di lezioni vere e proprie, ma semplicemente il bambino viene portato alle varie cerimonie e seguendole si fa un'idea personale dei concetti. Non ci sono nemmeno le messe, per cui non troverete sacerdoti o monaci intenti a predicare la dottrina ai fedeli riuniti. Insomma, tutto nasce e cresce in maniera spontanea, è legata alla vita di tutti i giorni, nella misura in cui il singolo è interessato o disposto ad integrarla. Ma facciamo qualche esempio. In una data precisa ricade una festa religiosa importante per il santuario dietro casa? A furia di vederla ogni anno, o di seguire magari i nonni che, avendo più tempo libero, si recano alle varie cerimonie, quella data finisce per far parte della propria vita in maniera soffice e tenue. Un altro esempio? Si ha un esame importante? Si va a pregare per ottenere aiuto e buona fortuna. I giapponesi lo fanno e non hanno il concetto di fede per interesse. Per loro è normale e naturale, anche se teoricamente le preghiere dovrebbero sempre iniziare e concludersi con ringraziamenti spontanei agli dèi e non dovrebbero annettere in esse richieste di sorta. Se si chiede ad un giapponese a che religione appartenga, questi sarà confuso e probabilmente non saprà dare una risposta precisa. Tuttavia, il giapponese medio tende a seguire, o meglio, a portare rispetto a due religioni in particolare, buddismo e shintoismo. Questo fa sì che ognuno sia quindi libero di seguire qualsiasi religione, senza subire alcun preconcetto, a patto ovviamente che questa religione non causi danni. Cristiani, musulmani, buddisti e altro ancora hanno tutte le carte in regola per convivere in armonia e rispetto reciproco. Le religioni monoteiste, tuttavia, non incontrano grande seguito presso la popolazione giapponese. I cristiani sono qualcosa come l'1% della popolazione, comprendendo gli stranieri immigrati praticanti. Una religione che vieta alle altre di poter essere altrettanto vera cozza enormemente col concetto giapponese per il quale tutti gli dèi coesistono. I kami sono gli dèi shintoisti del Giappone, ma nulla vieta ad un dio, nel senso cattolico del termine, di essere la divinità dell'Europa o Thor quello della Norvegia, eccetera. Le due religioni più quotate in Giappone, come abbiamo detto, sono lo shintoismo e il buddismo. Religione originaria del Giappone, lo shintoismo è una forma di rispetto per il mondo, sia quello visibile che quello invisibile. Il sole, la pioggia, la fortuna e gli antenati sono tutti divinità a cui appellarsi per ottenere il loro aiuto, consiglio e supporto. Sebbene non abbia nulla in comune con il buddismo, spesso i santuari shintoisti ed i templi buddisti si ritrovano a condividere uno stesso spazio. Questa è l'essenza dello shintoismo e della percezione giapponese della religione. Tutto può convivere e nulla può negare altro. I giapponesi vanno al santuario per pregare, ringraziare i kami o in cerca di un aiuto in un settore specifico, in campo finanziario, amore, salute, eccetera. Il santuario è ricco di negozietti, di talismani e portafortuna. Per chi si stupisce di tutta questa commercializzazione che può a volte apparire eccessiva, va ricordato che santuari e templi pagano le tasse come ogni edificio e organizzazione, né più né meno di un'azienda, senza trattamenti speciali dallo Stato. Il Giappone è uno Stato laico e lo è davvero, non ci si stancherà mai di ripeterlo. Per cui il santuario deve mantenersi tramite se stesso e i suoi fedeli. Il santuario shintoista lo si può riconoscere dall'arco d'ingresso, detto Tori, ed in genere ha colori modesti e un'opulenza non ostentata. Può inoltre essere veramente piccolo. I sacerdoti, sia uomini che donne, hanno vesti che per un italiano possono richiamare l'immagine del samurai. Lo shintoismo è una religione molto privata e personale, per cui in genere non c'è molta gente, tranne durante le grandi feste, ed anche in questo caso solo nei santuari davvero grandi e importanti, oppure durante le cerimonie private come i matrimoni. Chi ci va lo fa con un'offerta del tutto privata. Per quanto riguarda il buddismo, in Giappone ha un grandissimo seguito. Sebbene esistano svariate scuole e sette, il giapponese medio guarda il buddismo per lo più come religione di gruppo. I templi sono luoghi di congregazione spontanea dove meditare e rilassarsi, ricercando un beneficio interiore, migliorare se stessi e trovare uno stato d'animo di purezza e trascendenza. In un paese dove farsi in quattro nel lavoro e nell'impiego sociale e civico è la base della vita comune, una religione che promette illuminazione, cessazione dei dolori e dei pensieri, perfezione interiore e pace, non poteva non accogliere grandi consensi. Il giapponese medio non tiene in gran conto il concetto di divinità, i nomi o le storie, quanto l'esempio dato dai precetti, e la speranza di ricevere una benedizione, un aiuto spirituale per stare meglio.
Il tempio buddista spesso è un grande edificio. Al suo interno vi sono effigi del Buddha nelle sue varie forme, spesso opulente, nonché negozietti di talismani, collane e braccialetti come per i santuari. I monaci di ambo i sessi, anche se si vedono raramente le monache, vestono abiti dismessi, spesso marroni, e portano il capo rasato. Esistono un numero incredibile di festività legate al buddismo e o allo shintoismo, a volte prese in prestito le une dalle altre, mentre alle volte coniate in concomitanza. Per esempio, ogni santuario ha una sua festa, detta Matsuri. Alcune sono veramente occasioni incredibili, come il Gion Matsuri, la festa del santuario di Yasaka a Kyoto, mentre altre volte sono piccoli eventi di quartiere. Moltissimi giapponesi di qualsiasi età o ceto sociale accorrono spontaneamente per offrire una mano durante i Matsuri, sia economicamente con un'offerta o più spesso direttamente partecipando in maniera diretta e in prima persona all'evento. Non è una battuta affermare che almeno ogni giorno in Giappone c'è una qualche grande e importante festa religiosa. Ad esempio, una festa molto amata è quella del compleanno dell'imperatore, che in una variante moderna dello shintoismo è l'erede terreno della dea del sole, Amaterasu, una figura simile a una madre degli dei. I giapponesi festeggiano le civiltà occidentali, sì, ma le privano di ogni connotazione religiosa, cosa che, diciamoci la verità, ormai accade quasi del tutto anche in Italia. San Valentino, Natale, Capodanno ed Halloween vengono festeggiati come giorni di vacanza, in cui divertirsi o fare regali, andare ai party o, perché no, fare dichiarazioni d'amore. A Capodanno, per esempio, a mezzanotte, si va al santuario a pregare per un nuovo anno fortunato. Al mattino si pregano gli antenati, in genere i parenti prossimi, nonni o genitori, che hanno un altarino con le ceneri in una stanza apposita della casa. In seguito si va al tempio a pregare. In Giappone, inoltre, esiste un Capodanno locale legato alle stagioni, chiamato Setsubun, che ha una sua connotazione più religiosa e ritualistica. Il Giappone ha di per sé una serie di festività non religiose, come la festa del papà, quella della mamma, dei bambini, della donna, dell'uomo, eccetera. Templi o santuari possono organizzare cerimonie straordinarie, ma è come al solito qualcosa che viene deciso all'interno della comunità, o più spesso semplice tradizione. Essendo lo shintoismo una religione di tipo animista, il passo che lo separa dalla superstizione può essere assai breve. Mostri, spiriti e fantasmi ne sono un esempio. Vedi la sfortuna. In Italia diciamo che il gatto nero che ti attraversa la strada porta sfortuna, ma è una cosa legata al folklore, che non verrà detta dal prete durante la messa. In Giappone si dice che fischiare, specie di notte, attiri mostri, e il sacerdote te lo sottolineerà se interpellato al riguardo. Esistono santuari costruiti attualmente attivi che tengono a bada spiriti, serpenti, maligni, fantasmi di donne tradite e altre storie del genere. Un difetto del popolo giapponese è che vi sono fin troppi creduloni. In TV prodotti improbabili per la dieta, polverine per coprire la calvizie nei discount, cerotti che danno energia e altro ancora, non sono che la punta dell'iceberg di un improbabile ma redditizio commercio di cose che ogni giorno vengono comprate e ricomprate. Se teniamo conto di questo, non ci si può sorprendere che anche i santoni vengano, ahimè, spesso accolti con entusiasmo. Oroscopi personalizzati, esorcismi contro le maledizioni che portano sfortuna, ma soprattutto imposizioni delle mani che guariscono ogni possibile male, compresi mali inesistenti ma di volta in volta trovati e predetti dal santone stesso. Fortunatamente non sono così deleteri da rovinare le famiglie. Per esempio, un'ora di trattamento comprensiva di una ventina di minuti di massaggio del tutto non professionale costa sui 20 euro. E quindi, nel bene o nel male, non sono certo etichettabili come uno dei mali del paese, ma purtroppo non sono le uniche realtà. In Giappone la religione incontra il favore del popolo, soprattutto se permette relax e pace senza chiedere in cambio sforzo alcuno, se non l'occasionale preghiera da 5 minuti e magari 10 euro di talismano a scadenza annuale. Tuttavia, a volte nascono sette religiose molto pericolose. Persone non poche spinte a lasciare il lavoro e la famiglia, per non parlare dei propri soldi, sotto false promesse di pace e serenità, lontani dallo stress quotidiano e pagamento spirituale. Lo stesso Stato mette in guardia contro tali sette, ma più di una volta vi sono stati suicidi di massa di costoro o altre brutte storie del genere. Non è chiaro se sia solo organizzazione a delinquere o anche un vero spasmo religioso, specie se si pensa al Kyomizu-dera, famoso tempio buddista di Kyoto. Lo avrete visto in mille foto, è un tempio con una bellissima terrazza in legno che si affaccia su un rigoglioso bosco sottostante. La setta religiosa del tempio, al cambio generazionale, implicava che la vecchia generazione di monaci si suicidasse gettandosi dal famoso terrazzo, dove oggi miriade di turisti felici si fanno i selfie. Say you